Cosa significa essere down? Per la maggior parte delle persone, lento, non autonomo, emarginato, diverso. Per altri, schietto, sorridente, giocherellone, felice. Sono Nicolò, ho 25 anni e vivo a Roma. Ho studiato all'alberghiero e ho una grande passione per la cucina. Un giorno vorrei lavorare a un ristorante. Ho un cromosoma in più rispetto agli altri, in cui sono diverso. Ma le persone come me possono essere felici. Sono felice quando faccio sport. Mi piace allenarmi la mattina. Sono felice quando sto con mamma. Diamo da mangiare i cani. E ci divertiamo a giocare a carte insieme. Mi piace vincere. Amo il calcio e la Roma è il mio capitano. Sono felice quando leggo il libro di Totti. Ma la cosa che mi rende più felice è stare con Agnese. L'amore mio. Almeno una volta a settimana Nicolò frequenta la struttura Casa di Lorenzo. Dai che siamo un po' da soli, dai. Ti piace l'idea? Anche a me. Dai, sì, andiamo. Andiamo. Dai, che mi intriga tantissimo. Uno spazio gestito dall'Associazione Persone Down, dove i ragazzi si mettono alla prova lontano dalle proprie famiglie. È lì che ha conosciuto Agnese. Grazie amore, prego, è molto solo. Gentile. Casa di Lorenzo, facciamo le attività. Possiamo anche rimanere lì a dormire. O posso anche mangiare là. Mi è mancato parecchio, sai? Anche tu lo sai. Che bello stare da soli, eh? Sì, infatti. Vieni. È molto bello. Dormiamo insieme. Facciamo la merenda insieme. Nicolò è un ragazzo speciale. È una cosa meravigliosa che mi sia capitata in tutta la mia vita. Andiamo a fare letto, amore? Sì, va bene. Andiamo. Andiamo. A Nicolò piace molto andare a casa di Lorenzo e ci va una volta a settimana il giovedì e qualche volta fanno i weekend. L'altro anno hanno fatto un'attività che riguardava la fotografia. Io ho fatto una mostra fotografica. Quindi io sono contenta perché poi vedo lui felice, quindi... Fai letto, amore. Ok, ti sono. Nella casa di Lorenzo, Nicolò e Agnese vivono la loro quotidianità di coppia e si occupano insieme di tutte le faccende domestiche. Sono felice di stare a casa di Lorenzo perché se Agnese è perché sono molto felice perché sono autonomo. Ti ricordi il nostro primo bacio? Sì, mi ricordo, tu? Sì, anch'io. È stato molto bello. È anche intrigante, sì. Sì. E io... Ero sdraiato. Sì, perché ti hai lasciato con la tua ex? Sì, perché non lo facciamo? Cosa? La scena? Se ti va? Va bene. È stato un colpo di fulmine. Che lui piangeva perché aveva mollato definitivamente la sua ex ragazza. Io l'ho consolato, un bacetto così e fa... È un anno e mezzo che siamo ancora insieme. Io e Agnese lo amo con tutto me stesso. Per lei fare qualsiasi cosa. Attrice e produttrice, icona di bellezza mediterranea, dedica la sua vita non solo al lavoro, ma anche alla sua famiglia e all'impegno sociale. È Maria Grazia Cucinotto.
Sono felice quando sono in viaggio per lavoro. E in qualsiasi città io sia, ritrovo in una bella spermuta d'arancia un po' della mia Sicilia. Sono proprio i sapori della mia terra a regalarmi attimi di gioia. Comprare i dolci siciliani mi riporta indietro nel tempo, alla mia infanzia, ai pranzi della domenica. Mi rende felice fare giardinaggio. Mi piacciono le piante, i fiori. E mi dà molta soddisfazione vedere che crescono bene. Ho il pollice verde. Sono felice di vivere a Roma. Amo i suoi tetti, le sue cupole. E il suo cielo. Ogni giorno è così diverso. Magico. Abbiamo chiesto a Maria Grazia di aiutare un giovane ragazzo innamorato a fare una sorpresa alla sua fidanzata. Lei ha accettato con entusiasmo il nostro invito. Ma non sa a che tipo di coppia dovrà dedicarsi. Sono le cose che devo ricordarmi di... Ciao, piacere, sono Maria Grazia. Però. Benvenuto. Grazie. Accomodati. Grazie. Beh, il personaggio misterioso mi ha sorpresa, perché comunque Nicolò è meraviglioso. È meraviglioso, lo ami a primo secondo. Mi hanno detto soltanto che amavi Roma, andare in giro. Sì. Per me questo è il posto, uno dei posti più belli di Roma, dove Roma la vedi, sì, a 360 gradi. È uno dei primi posti che ho scoperto quando sono arrivata a Roma, quindi mi sento a casa, mi sento coccolata e mi sento libera soprattutto, perché qui sono soltanto Maria Grazia e lascio fuori l'artista. E tu, Nicolò, cosa fai nella vita? Io nella vita sto a casa con la mia famiglia, faccio anche sport. Che sport fai? Prima facevo karate, ora mi sono iscritto ora a una palestra vicino a casa mia. Con i miei genitori, con loro mi diverto un sacco e poi andiamo anche a fare delle passeggiate insieme, o se no pure da solo oppure con la mia ragazza. E tu che sei? Chi sono? Sono Maria Grazia, faccio l'attrice ormai da tanto tempo. Io già sapevo chi era un'attrice che aveva fatto MasterChef. E invece a te cosa ti emoziona? Cosa ti rende veramente felice? La Roma. La squadra? Sì, la squadra. Vabbè. È un maschio che ti poteva dire. Una squadra, sì, di calcio. E che cos'altro? Oltre lo sport tu hai dei sogni? Vorresti fare qualcosa? Mi piacerebbe vivere con la mia ragazza, Agnese. E da quanto tempo state insieme? Quasi un anno e mezzo. Spero di lavorare presto, così posso andare via di casa. E arriva anche il momento di vivere con Agnese. Ma tu sei sposata? Io sono sposata da ben 23 anni. Sì. E ho una figlia che si chiama Giulia, che ha 16 anni ed è la mia vita. Sì. Ma tu sai cucinare? Abbastanza bene. Sì. Perché ti piace cucinare? Sì, molto. Veramente? Sì. Ma dove hai imparato? Ho imparato a una scuola. Quindi sei uno chef. Ora vorrei chiedere a Maria Grazia se mi dai una mano a cucinare per me e per Agnese. Mi aiuteresti a fare una sorpresa ad Agnese? E cosa possiamo fare? Cucinare. Cucinare? Eh? Cuciniamo insieme? Sì. E dove? A casa mia. Bene, ci sto. In realtà lui mi vede come una complice che lo aiuterà in questa missione di felicità, di amore, di sorpresa per il suo grande amore, e questo mi fa sentire fantastico, quasi un piccolo cupido. Andiamo a farci un selfie. Pistatina? Stamattina sono arrivato alla terrazza e mi ha fatto vedere Roma e mi sono divertito.
Per me questa terrazza rappresenta i miei momenti di libertà. Io quando non lavoro vengo qui e ogni giorno mi lascio avvolgere dalla meraviglia di Roma. Niccolò ha dato appuntamento a Maria Grazia per il giorno seguente. Nel frattempo trascorre un pomeriggio romantico con il suo amore Agnese. Noi ci vediamo il giovedì, il sabato e anche la domenica, dipende. Andiamo a fare le passeggiate. Ormai sono non contenta, strafelice, perché è un ragazzo bellissimo. Agnese ha di bello tutto. Da quando ci siamo fidanzati non faccio altro che pensare solo a lei. E sono innamoratissima di Nicola e non vedo l'ora di sposarmi con lui. Come la felicità è di aver conosciuto un ragazzo per bene. Sono felice a stare a fianco a Denise. Maria Grazia e Niccolò si incontrano fuori casa, perché prima di dedicarsi alla cucina, lei vuole che faccia un gesto romantico per Agnese. Niccolò è fantastico, però un piccolo difetto ce l'ha, forse perché non ha esperienza. Non ha mai regalato dei fiori alla fidanzata e quindi adesso lo porto a comprare i fiori. Insomma, Niccolò, prima tappa per far felice una donna, cosa sono? I fiori. Gianluca, aspetta. Ciao, buongiorno. Allora, c'è Niccolò che deve fare una sorpresa alla sua fidanzata. Sì. I fiori le piacciono? Questi. Le rose? Sì. Ci prepari? Rose rosse? Rosse? Sì. Ho scelto di comprare le rose rosse perché è un simbolo dell'amore. Quante ne vuoi? Dammene tre. Tre? Sì. No, tre. Almeno 11. 11. Sì. Cioè, tanto bello come regalo, dai. Fare il tirchio, dai. È una donna, devi fare felice. Tre rose, so. Su. Quando mi ragazzo mi ha preso a comprare i fiori, sono stato contento, perché almeno ho comprato i fiori alla casa, che non li ho mai comprati. Gialla non è la rosa che porto a te. Perché non ho avuto mai l'occasione. Che tipo è Agnese? Descrivimela un po'. Agnese è... bella, anche simpatica, carina, come mi tratta bene. Gentile? Sì, tutte volte. Come certe volte? Per esempio mi fa arrabbiare. Tu ti comporti sempre bene? Io per fare arrabbiare faccio per esempio o lo stupido o se no mi comporto male. Il fiore solo. Tipo farmi un favore e io gli dico di no. Perché me lo dici di continuo. Ma i tuoi genitori l'hanno conosciuta Agnese? Sì, l'ho fatta conoscere. E tua mamma? E... perché le mamme sono sempre gelose, eh? Sì, lo so, no, invece la mia è contenta. Agnese è arrivata tutta carina con la borsetta, tutta... No, è molto sveglia Agnese, io sono contenta perché stanno bene insieme, si fanno parecchia compagnia. Grazie, questi sono per la tua? No, sì. Bella. È la rosa che porto a te. Comprati i fiori? La missione di Maria Grazia in versione Cupido continua. È arrivato il momento di entrare nel vivo della sorpresa. Si cucina. Ma con tutto questo che ci fai? Ci faccio la carbonara per Agnese. Vorrei preparare insieme a Maria Grazia la carbonara per il piatto preferito di Agnese. Ma la sai fare bene bene? Sì. Allora fammi vedere, dai. Sì. Ah, questo è per me? Sì. Ma Agnese sa cucinare? No. Non sa cucinare? No. Ma dai, adesso le insegnerai a fare qualcosa.
No, non è proprio portata. Non è portata a fare no. Il... E quindi ti toccherà cucinare per lei sempre? Sì. Ma che bello, questa qui è una cosa molto romantica. Sì. E oltre alla carbonara cos'altro sai fare di buono? So fare la carne e altre cose. A me mi piace cucinare tutto. Mi piace cucinare il primo, il secondo, quello che mi capita. Qual è il tuo piatto? Hai detto che sai fare? Ma il piatto che so fare meglio è la pasta con le melanzane. Oh. Io sono siciliana e quindi è il mio piatto forte, diciamo. Oh. Quindi cosa fai adesso? Affetti... Sì, affetto il guanciale. Ma sai che anche il piatto preferito di mia figlia è la carbonara? Davvero? Sì, una volta vieni e la cuciniamo insieme per lei. Va bene. Ma tu sei felice? Io sono sempre felice. Io sono un entusiasta. Io mi sveglio la mattina e sono felice perché ho un'altra giornata per mettermi alla prova, ho un'altra giornata per riuscire a fare quello che non ho fatto il giorno prima e magari a tentare una nuova cosa. Noi ci svegliamo e ci dobbiamo ritenere felici perché ci siamo svegliati e abbiamo la possibilità di vivere un giorno in più. Che cos'è per te la felicità? Per me la felicità è tutto. Ma la cosa che ti rende sempre felice? La mia fidanzata. Cioè tu fare una cosa per lei, tu sai che le piace la carbonara, quindi la stai preparando e quindi sei felice? Sì. Beh, la felicità di Nicolò è completamente è pura. Non è... Cioè, crescendo tu cominci veramente a crearti 3.000 problemi che precludono la felicità, no? Invece il loro vivere è un vivere sempre un po' da teenager e hanno sempre questa visione entusiasta della vita e dobbiamo imparare da loro, no? Ma voi due dove vi siete incontrati? Ci siamo incontrati a casa di Lorenzo e ci siamo dati il primo bacio. Ma dai! Sì. Ma dimmi una cosa, tu hai visto Agnese... E come l'hai conquistata? Cosa le hai detto per conquistarla? Io ho detto che ero innamorato di lei. Tu l'hai vista e che cosa ti ha colpito di lei? Mi ha colpito il suo sguardo. E sei andato da lei e gli hai detto io sono pazzo di te. Sì. E lei cosa ti ha risposto? Mi ha risposto la stessa cosa che le ho detto io. Ma veramente? Sì. Cioè voi due vi siete incontrati? Sì. E gli hai detto io sono innamorato di te e lei ti ha guardato e si è innamorata di te? Sì. Quando lui ti racconta, io l'ho guardata e mi sono innamorato, sono andata da lei mi ha guardato e anche per lei era stata la stessa identica cosa e ci siamo amati subito. E quante volte noi abbiamo sognato di innamorarci allo stesso modo, ma il primo bacio. Stavo piangendo perché avevo lasciato la mia S. È venuta lei e mi ha consolato. E io ho approfittato per il bacio. Tu hai approfittato, diciamo che è stata una tattica, dai, funziona sempre la cosa della consolazione. Sì. Bravo, Nick. Grazie. È stata una bella mossa, strategico sì. Tu, Sì. La curiosità di conoscersi è tanta. Ma Agnese sta per arrivare e la carbonara è ancora molto indietro. Viene meglio anche la matriciana, non il guanciale. A te che ti ha insegnato a cucinare? Mi ha insegnato a cucinare mia madre. Tua mamma è brava? Sì. Ho imparato a cucinare a scuola, poi mia madre mi ha insegnato a fare sia gli spinaci e i carciofi. Questa passione per la cucina, il suo sogno di diventare un grande chef, è meraviglioso perché comunque è bravo. Ma insegnare a me le casse al momento che non sono libero per non fare diventare grasse la pancetta, che l'olio non ce lo metto. Si vede che ha una grande capacità. Questo tocco di rosso ci sta proprio bene, sì. Il colore dell'amore. Mi piacerebbe apparecchiare la tavola con tanti fiori. Prendi questi e metti sotto questi. Agnese sarà contenta di conoscere Maria Grazia, perché è famosa. Maria Grazia ci tiene che per Agnese sia tutto impeccabile e insegna a Niccolò come apparecchiare la tavola a regola d'arte. Metti i fiori, io vado ad aprire.
benvenuta. Grazie. Ho sentito parlare di te tantissimo. Grazie. Ti è mancato? È un po', sì. Siete molto uniti, vero? Sì, tanto. Lo sai che lui mi ha detto una cosa bellissima. Cosa? Mi ha detto che lui si sente l'uomo più fortunato del mondo e si sente felice solo quando fa delle cose belle per te. Che sono molto fortunata, sì. Anche perché dove lo trovi un uomo? Sì, infatti. Che è felice. Sì, anche bellissimo. Adesso ti ha preparato una sorpresa meravigliosa. Che cosa? Guarda, già a me batte un po' il cuore. Vediamo. Andiamo a scoprirlo, dai. Andiamo. Ogni tanto Nicolò mi fa qualche sorpresa, ma è molto raro che me ne fa, Nicolò, la tua principessa è arrivata. Ciao. Ciao. Come va? Bene. Ah, vedo un mazzo di fiori? Sì. Posso vedere? Vai. Quando ho visto i fiori sul tavolo, per me è un'emozione grande, perché è un ragazzo d'oro. Sono bellissimi, grazie. Prego. E poi qua, Sì. Nicolò non ha mai fatto un fiore, mai, questa è la prima volta. Siediti, ci pensi a te. Grazie, Nicolò è speciale, un bravo ragazzo, è un uomo adatto per me. Cosa hai fatto di buono? Carbonara. La mia preferita? Sì. Nicolò è bravissimo in cucina, va a farti la pasta alla la bottarga. È bravo a fare la carbonara, ma in cucina è bravissimo. Che mi racconti? Che mi sei mancata parecchio. Anche tu. Secondo me Agnese è una persona felice, perché ha trovato questo bravo fidanzato. Cosa ha fatto come ragazza? Abbiamo cucinato. Beh, io sono un po' gelosa, sai. Ma tu hai capito chi è Maria Grazia? Sì. È una bella attrice. Sì, lo so. Molto famosa. Che faccio... Ma c'è chef. E altri film belli. Mi fa felice Agnese. Tutto quello che mi dice. Che io sono molto bravo. Oltre che lo faccio arrabbiare, oltre quello è che è anche felice di me. Litighiamo, c'è pace. Quando si discute c'è pace. Però c'è sempre la pace. È molto buona, sei molto brava in cucina. Grazie. Sì. E poi questa è bellissima, sì. Straordinaria. Anche tu sei molto bella. Anche tu. Io sono veramente innamorata di entrambi, perché mi stanno facendo un regalo pazzesco, fatto proprio di energia pura, di emozioni pure. Non sono costruiti, e questo ci rende diversi. La diversità è questa. Tutto quello che viene da loro è puro, non ha secondi fini. E ora c'è una piccola sorpresa per te. La torta che mi ha regalato Nicolò è stupenda. Da lui non mi è mai aspettato. È tutta per me questa? Sì. Ah, però, sei molto gentile. Lo so. Sì, è molto affettuoso. Sì. Questo è il mio ideale, in amore. Ma perché un cuore mi va bene? Sì, ti voglio bene. Mi vuoi bene? Sì. Quanto bene? Tanto. Quanto? Tanto. Vuoi tu essere mia moglie? Sì.